battente in divisa, un battente che non ha le scarpe ai piedi, ha dei mutandoni attaccati e una maglietta bianca. Questa era la divisa originaria dei battenti e le fasce. E in mano tiene qualcosa con l'immagine della Madonna e un sacchetto per fare la questua, andando nei vicoli di Napoli la prima mattina. E fare la questua originalmente, all'origine, era un atto di penitenza, che era vergognoso chiedere l'elemosina per la Madonna dell'Arco. E andando per i vicoli, questa persona dice: chi è di volta sta Madonna, sorella, felicità, fede. Cioè, più che un'invocazione, è quasi un urlo, quasi un'invocazione forte, trascinante, per cercare di scuotere le coscienze. O devoto è chi mai non si arrende, è chi crede per sempre e verrà la luce del cielo pure se è chiuso un buio. E chi ha avuto una sgraccia, chi vive in uno straccio, è attaccato a sta fede, continua a sperare. È un cliente o un battente e sono coloro che voi vedete a migliaia venire alla Madonna dell'Arco il lunedì in Albis. Del battente, del cliente, è molto facile parlare male, è molto facile arricciare il naso o tenere la puzza sotto al naso, come molti, e anche molti di voi hanno. Quando sente di cliente, quasi, è gente di serie B. I clienti sono persone come noi, che non hanno vergogna di urlare le proprie esigenze quando arrivano davanti al quadro della Madonna. Piangono, inveiscono, supplicano, però hanno una cosa che io invidio molto: sono capaci di instaurare un dialogo la Madonna dell'Arco. Ci parlano, lui ci parla, io ci parlo, loro sì. La battente vive per quel giorno e quando arriva, entra, riesce, dopo ore di attesa di andare in chiesa, allora si libera. Molti studiosi hanno scomodato hanno scomodato le teorie più strane, più assurde, psico-socio-sessuali, isteria collettiva, hanno scomodato un sacco di cose. Io sono stato, casomai hanno pure mangiato e bevuto. E poi soprattutto quando entrano in chiesa c'è si contagiano l'uno con l'altro. Nelle paranze, nelle squadre che entrano, basta che uno cade, molti appresso. Ma è quando non ci sto che ci io. Ho perdetto a esse, e mi stavo perdendo pure io. Ma Marunella l'aveva seduto, mi pigliai la mano e mi portai il cane a vuoto. Quasi come succede lì da sta serata. Madonna dell'Arco non sì. È qualcuno a cui ci si rivolge occasionalmente, no. Per il cliente della Madonna dell'Arco è uno di famiglia, è uno che fa parte della famiglia e non c'è avvenimento, non c'è ricorrenza in cui non si invita anche lei. Io vi prego, i battenti vanno aiutati, la Chiesa deve aiutarli a crescere perché ci vuole molta evangelizzazione, però una cosa posso dirvi, hanno una fede tutta particolare che a volte Dio invita.